Eccomi qua, Andrea, primo in assoluto di questa nostra serata qui a Langhilano. Sei contento di essere il primo? Molto. Immagino, questo è il tuo microfono, che vedo che sia già acceso, vero Pier? Quindi puoi parlare tranquillamente anche da lì. Allora, il nostro Andrea ha 25 anni e canta da quando era proprio piccolo. Infatti la musica è la sua unica, grande e sola passione. E infatti lui è già al secondo anno dell'Accademia della Canzone di Sanremo. Infatti l'anno scorso ha avuto il piacere di essere selezionato in una serata come questa e di andare a Sanremo a fare la settimana di stage. Ce ne vuoi parlare un attimo? Com'è stata questa esperienza? Parla pure nel tuo video. È stata una settimana molto emozionante, perché ho conosciuto tanti, diciamo, discografici che hanno tenuto questi corsi per approfondimenti sulla musica, su tutto, insomma, sugli strumenti, sulla musica, approfondimenti su Sanremo stesso. Quindi è un'esperienza interessante, visto che è stata interessante, sì. Quest'anno ci riprovi. Ho potuto conoscere anche vari artisti che collaborano appunto con cantanti già consolidati come Necca, quindi Massimo Varini che suona per Necca, Annabella Cerriani, una discografica, tantissimi altri, Palagiani di Negrita e Giancarlo Golti, anche di Matti Bazar, che faceva il presidente della giuria. Esatto, quindi è stata una settimana interessante. Una bella esperienza. Quest'anno ci riprovi e andiamo speriamo. Un pochettino più avanti, arriviamo ai 120, ai 24, ai 12, io spero. Chi può dirlo? Speriamo. La tua musica preferita mi sembra che sia una musica molto melodica. Infatti il pezzo che canti stasera è Ti penso di Massimo Ranieri, scritto per Massimo Ranieri, pezzo melodico tradizionale, diciamo. Quindi un po' a metà tra il lirico e la melodica, diciamo, una via di mezzo. Una via di mezzo, quindi cominciamo alla grande stasera con un grande brano, appunto, che si chiama Ti penso, è un grande interprete, lui è Andrea Casabianca. Grazie. Come se ingoiando